Bella B! Bella G! E bella Mirko! Oggi video sulle regole del golf, ovvero come risparmiare colpi se conosciamo le regole del golf. Oggi in particolare guardiamo la palla ingiocabile, ovvero Benny, dove cavolo mi sei finito? Del cespuglio, ho tirato una drivata dentro a questo bellissimo cespuglio. Bene, ma non benissimo. Siamo in una situazione dove si potrebbe invocare la palla ingiocabile. Andiamo a conoscere bene tutte le opzioni che abbiamo a disposizione. Allora, prima opzione, si può giocare da lì. Il problema è un giocatore, è un giocatore che ci prova. Sì, il problema è che l'asta ululà e palla ululì. No, auguri Gigi, entra pure dentro il cespuglio, Non per niente ho fatto entrare tre, visto che sei un giocatore di massa. Allora, la cosa importante però da ricordarsi sempre quando si entra dentro un cespuglio, come sta facendo adesso Gigi, è che non devi migliorare il lie della palla, non devi rompere niente dei rami che ci sono, non devi piegare, quindi devi essere quello che si dice il meno invasivo possibile. Sì, si può giusto entrare nel cespuglio senza rompinarlo, provare a giocare. E questa è una delle opzioni della palla ingiocabile, ovvero giocare la palla dove si è andata a fermare. Praticamente non utilizziamo la regola per provare a uscire dalla situazione. E Gigi, colpettino fuori, bravo, saltato fuori molto bene. Meglio la palla di te se è uscita dal cespuglio. Anche io sono rotolato fuori dal cespuglio. Quando conviene utilizzare questa opzione? Intanto se riesce ad entrare, perché io ero al limite, l'avevamo provata ed entrava bene Benny, che è magro, io mica tanto, però con la mia massa ho spostato un pochino di più i rami, però sempre stando attento a lasciarli dove già erano, quindi ovviamente un po' di spazio io me lo posso creare nell'entrare, giusto? Assolutamente. Però non posso, per esempio, schiacciare con i piedi tenendoli giù, oppure non puoi tenere il ramo con, per esempio, non posso con una mano tenere il ramo e fare un colpo con una mano sola. Oppure non si possono accavallare i rami per fare in modo che non diano fastidio. Ah, c'è gente anche che fa. O anche farsi aiutare da qualcun altro che ti tiene magari il ramo, esatto. Anche con le vita. Anche tipo il caddy. Io ho visto di peggio. Mi sembra Villa Paradiso, un giocatore dentro a un salice piangente che aveva fatto dei fiocchetti bellissimi con i rami del salice piangente, perché sono morbidi, è roba tipo decoupage. E quando gli è stato detto che stava migliorando eccetera, gli ho detto: ma io non sto rompendo niente, sto facendo dei nodi da marinaio, facendo dei nodi, delle galle da marinaio, esattamente. Sì, insomma, quindi non si può andare ad avere un'interferenza con quello che già esiste, bisogna proprio riuscire soltanto a incastrarsi. Quindi quando si può usare questa? Quando c'è effettivamente la possibilità di entrarci. Ma io dico di più, quando riusciamo a tirare un colpo che sia meglio di dove andremmo a droppare la palla usando le altre opzioni della palla ingiocabile. Perché bisogna ricordarci che il colpo di penalità della palla ingiocabile vale 1, esattamente come tirare un colpo. E adesso infatti ti vai a beccare la seconda opzione, dove non so bene quanto si migliorerà la posizione. Allora, seconda opzione. Droppare la palla entro due bastoni da dove è la palla, senza avvicinarsi alla buca. Da dove è la palla è importante, perché se il cespuglio è molto grande, magari i due bastoni non ci bastano a uscire e metterci in una posizione giocabile. In questo caso, per misurare per esempio, i due bastoni, che bastone si usa? Si usa il bastone più lungo che ho nella sacca, o eventualmente posso chiedere anche il bastone di una persona che sta giocando con me. Quindi l'importante è non usare il pattone lungo, che è l'unico bastone che non possiamo usare. Quello è vietato. Okay. In caso del broomstick, il pat, quello che si usa appoggiando la mano vicino al petto, quello non si può usare per misurare, che è una buona cosa da sapere. Quindi bello, perché con due buoni drivoni di distanza sei riuscito ad arrivare un po' fuori. Ecco, una cosa interessante che sta facendo Benny, che è importante da spiegare, è che questi due bastoni li avete in tutte le direzioni, basta che il punto non sia più vicino a dove giace la palla, più vicino alla buca. Alla buca. In questo caso la buca è di là,
tra tutto il semicerchio in cui ho tracciato i due bastoni, probabilmente l'unica zona utile per tirare il green potrebbe essere questa. E procedo quindi con il mio droppaggio. Alzi la palla, hai già determinato da dove andrai a mettere e a droppare la palla. Pum. Com'è palla che dicono gioco? Gli arbitri bravi? La palla è in gioco. Bellissimo. E quindi adesso ci puoi far vedere un bel colpo all'asta, che però vi volevo far notare che è ancora decisamente coperto dalle piante. In questo caso specifico, palla che non gioco all'asta e l'asta è là dietro, e quindi che cosa ci fai alla fine? Scuzzettino a uscire in centropista e pedalare. Mi riporto fuori. La regola di droppare la palla entro due bastoni è molto comoda quando abbiamo la palla ingiocabile vicino a un oggetto un po' piccolo, che potrebbe essere per esempio un albero o qualcosa del genere, che in questo caso per esempio due bastoni ci tirano via completamente dall'albero e possiamo fare un bello swing pieno. Se è l'unico albero. Se è l'unico albero. In caso di oggetti un po' ingombranti, potrebbero essere grossi cespugli piuttosto che delle siepi o cose del genere, a volte due bastoni addirittura non ci consentono neanche di uscire dal cespuglio, quindi se noi conosciamo soltanto questa opzione qui rischiamo di trovarci in una situazione pessima, comunque di poco più favorevole in questo caso rispetto a giocare la palla da lì. Come spesso succederà, una delle cose più importanti è quella di valutare bene prima tutte le situazioni, tutte le opzioni che abbiamo. Le regole ci danno varie opzioni, più opzioni conosciamo più possibilità abbiamo di avere la palla messa bene. Ma prima di aver tirato su la palla dicendo tanto ovvio, tanto dichiaro troppo io ingiocabile, e poi magari vado a scoprire che l'opzione migliore era giocare la palla da lì. Allora, terza opzione. Quella che tocca a me. Quella che tocca a Gigi. Questa è divertente. Prendere il punto dove è la palla, andare indietro quanto si vuole, tenendo quel punto fra sé e l'asta. Facile. Allora vado e alzo la palla perché ho già visto dove andrò a finire, in un posto dove riesco a fare un buon colpo, e la marco. E marcarla, anche se non è obbligatorio, è comunque importante, perché anche agli altri dai un punto di riferimento per far capire che tu in effetti stai agendo secondo le regole, quindi esatto, tieni quel palla punto in mano fra te e la bandiera. Il marcare la palla è quel modo, a mio avviso, di far capire che tu sei pronto per rispettare le regole. Quindi per dire guardate che la mia palla era qui e non voglio truffare, non voglio avvantaggiarmi, voglio identificare dov'è. Per cui il consiglio è, anche se non è obbligatorio, quando tenete la palla in mano, marcatela sempre, perché nessuno poi vi potrà dire non era esattamente il punto dove potevi droppare. Com'è che andando indietro quanto voglio riesco a spostarmi dagli alberi e quindi avere un facile angolo di lancio, ma soprattutto un lie perfetto? Sei perché sono su un tee di partenza di un'altra buca, perfetto. Quindi, e puoi passare sopra quelle perfettamente piante. Perfettamente in linea. Facciamo una piccola precisazione molto semplice: andare indietro quanto si vuole va fatto in direzione opposta rispetto alla bandiera. A perché non ci si può avvicinare. Viene confuso, certo, l'andare dietro quanto si vuole in direzione rispetto a dove è arrivata la palla con l'ultimo colpo. Invece si conta sempre bandiera, posizione dove era la palla e indietro quanto si vuole. Indietro quanto assolutamente si vuole. In questo caso Gigi ha un colpo relativamente difficile perché ci sono delle piante davanti, ma paradossalmente molto più facile rispetto a tutti gli altri che abbiamo avuto finora. Palla per aria. E via andare. Quando conviene questo... Yes! Niente, il vincitore. Quando conviene questo droppaggio? Solitamente quando abbiamo una situazione relativamente bassa, quindi tipo un piccolo cespuglio piuttosto che erba alta, o a volte situazioni di lie pessimo. Piccola siepe. Oppure quando andando indietro riusciamo a metterci esattamente la distanza che preferiamo. Questo capita spesso, soprattutto vicino al green. Certo. Quando si droppa vicino al green, andare indietro quanto si vuole, riuscendo poi ad avere magari un approccino abbastanza semplice a saltare l'ostacolo che ci aveva non reso perfetto il colpo, è più facile. Benny, adesso la quarta opzione
che la fai tu. Sì, ho già capito perché. La quarta opzione, ai noi, consiste nel ripetere il colpo dall'ultimo posto dove abbiamo giocato. Quindi eventualmente stimandolo. Beh, mi sei finito lì col drive, vero? Sì, devo corrermi un bel più di 200 metri indietro. Bene, lasciami pure e vai sereno. Vabbè, ciao. Ciao. Ci vediamo dopo. Siamo tornati sul tee di partenza in questo caso, ovvero ritorno a giocare il mio ultimo colpo. Un piccolo vantaggio è che se l'ultimo colpo tirato è quello dal tee, io posso ripiazzare la palla sul tee. Sul tee. Quindi via di drivata. Quando si sceglie questa opzione? Beh, questa opzione di solito, quella del colpo di distanza, è la meno utilizzata il più delle volte, perché appunto andiamo a perdere anche tutta la distanza fatta. Però se le altre tre opzioni sono pessime, piuttosto che se avviene una situazione particolare, Mirko. Per esempio che quando tu droppi la palla per una delle altre due opzioni, la palla ti ritorna ingiocabile. In questo caso, se la palla ritorna ingiocabile, rischi di beccarti un altro colpo di penalità. E va ridroppata ingiocabile, quindi, quindi aggiungendo ulteriori penalità. Invece l'ultimo colpo sicuramente l'abbiamo tirato, quindi sappiamo che la palla era una situazione giocabile, l'abbiamo giocato prima. In questo caso, bombettino di drive e vediamo Ma di non ritornare. Posso dichiarare una palla ingiocabile? La palla ingiocabile è insindacabile giudizio del giocatore. Il giocatore può sempre dichiarare ingiocabile, basta che non sia dentro un'area di penalità. Anche se la palla fosse a 250 metri in mezzo al fairway, il giocatore dice: ma io l'ultima volta che ho giocato da lì mi è venuta la varicella, per cui da lì non ci gioco, la dichiaro ingiocabile e faccio quello che mi pare. Mi porta sfiga. Esattamente. L'ultima volta che ho giocato a quel punto mi ha preso un fulmine, io lì non ci voglio più andare, troppo ingiocabile. E quindi voi sapevate tutte queste opzioni sulla palla ingiocabile e sapete che se le conoscete tutte potete trarre il massimo del vantaggio dalle regole? Ricordatevi che se sapete una regola in più, questo potrebbe significare un colpo in meno sul vostro score. Quindi fateci sapere cosa avreste scelto di fare nella nostra opzione qui sotto nei commenti e ci sta! 1, 2, 3 prova Gigi. 1, 2, 3 prova Benny. 1, 2, 3 prova Mirko. Va bene. Infilarsi dentro la siepe. Auguri Gigi. Può essere un problema. Eh? Auguri Gigi. Grazie, non avevo capito. Fai allora. Fare video soltanto con Mirko, perché siamo un pochino più, diciamo, della stessa levatura.